Allora, questi piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, assessore, a Firenze a che punto siamo? Io non credo si sia la città più arretrata d'Italia per questo, tanto è stato fatto sicuramente. Certo. Quanto diceva prima Cerincione è drammaticamente vero, perché a volte ci si cura più di alcuni aspetti meno importanti, ma magari ci interessano di più, rispetto a quelle, tutto quello che potrebbero essere ausili per le persone più in difficoltà. Io mi sono trovato, quando ho avuto l'onore di fare l'assessore alla mobilità e alle grandi opere, a dover gestire la partenza della tranvia. E devo dire che sono stati giorni non semplici, perché i ritardi, i soliti problemi, e soprattutto per me è stato estremamente drammatico, proprio uso, sto attento alla parola da usare, e uso la parola drammatica, quando è venuta la consulta e mi ha detto del disagio che si trovavano a vivere e a provare i portatori di handicap nella salita della tranvia. Al che mi sono veramente confrontato con loro. Siccome mi sembrava assurdo, perché posso capire il bagno del locale storico. Vabbè. Locale fatto a Firenze, ci sono 1500. Strutture del 1500. Ma una opera importante nata dopo la legge regionale, dopo la sensibilità che ormai dovrebbe essere patrimonio di ogni amministratore, non credevo fosse possibile questo. E naturalmente ho chiesto conto a chi aveva progettato e a chi aveva realizzato l'opera, e immediatamente mi hanno detto che rientravano nei canoni e nelle norme, che poteva essere anche vero per certi aspetti, perché altrimenti ci sono delle commissioni che bloccano la partenza delle infrastrutture importanti. Il problema è che non avevano mai, se non una volta, invitato a Pistoia, mi sembra, la vostra associazione per andare a provare la tranvia, e alle loro osservazioni avevano risposto sì, vedremo, come spesso succede. E mi è capitato, quando dopo un mese dalla partenza della tranvia c'è stato un momento importante di approfondimento fatto, mi sembra, da CNA o da Confesercenti sulla mobilità a Firenze e sul sistema tranviario, di trovarmi io a dover intervenire con tutti i progettisti, con tutte le persone che avevano lavorato affinché la tranvia potesse partire. E Cirincione c'era e potrà essere ottimo testimone. Devo dire che ho usato parole pesantissime. Perché? Perché da amministratore era l'ultimo problema che avrei voluto trovarmi a dover affrontare, perché posso capire sbagli strutturali, sbagli di locazione, che ci possono essere stati, come no, ma sulle barriere architettoniche per i portatori di handicap in una struttura che parte nel 2010, no, non posso pensare che esistano. E devo dire che il mio intervento creò abbastanza scompiglio, e infatti venne Cirincione a salutarmi e a ringraziarmi, e altri invece se ne andarono via prima della fine. Ecco, lei ha parlato di un intervento che ha suscitato fastidio e imbarazzo. Sicuramente il problema c'è per quanto riguarda, abbiamo visto, i servizi di trasporto pubblico. Ci sono però dei problemi, ci ha segnalato sempre la nostra amica che ci ha portato a fare questo giro, problemi anche per quanto riguarda il tempo libero, non solo il diritto alla mobilità. Per esempio, ecco, noi sedersi a un tavolino di un bar, ecco, quello che ci ha raccontato lo vediamo ora. E anche fermarsi al tavolino di un bar può essere un problema. Sì, è un problema, perché non si riesce, per esempio, con questi tavoli che vanno ora tanto di moda, con la zampa lì in centrale, con la carrozzina non ti puoi avvicinare, entrare sotto, e quindi devi stare scostata, e quindi mangi con difficoltà. Cosa che all'estero, tengo a precisare, non è così assolutamente. In Italia non abbiamo nessuna libertà di scelta, ci impongono tutte le cose, e oltretutto sempre si deve passare da posti più brutti, più sudici, più infelici. Ecco, parla di luoghi più infelici, è la stessa cosa che più o meno citava prima Cirincione quando parlava dei problemi di bagni pubblici. Uno va e si trova la scopa, lo strofinaccio, il secchio. Possibile che non ci sia modo di intervenire in qualche maniera più efficace quando si danno nuove licenze, quando si verificano ristrutturazioni? Sì, c'è modo. Penso che più che una battaglia legislativa sia importante una battaglia culturale. Esatto. Perché io posso mettere tutte le norme, se poi non c'è una sensibilità che le fa rispettare, se non c'è
nell'operatore culturale per eventi, nell'operatore commerciale, nei negozianti, quel desiderio di far sì che tutte le persone possano fruire di quel servizio, di quello spettacolo, di quel locale allo stesso modo. Poi la scappatoia in un paese dove ci sono il più grande numero di avvocati del mondo si trova sempre. Quindi la nostra credo che dovrebbe essere una grande battaglia culturale, e lo dico io per primo, che fino a 10 mesi fa di questo problema, che è un problema grandissimo, avevo una sensibilità dovuta, credo, a una sensibilità di persona che sente un problema, ma lo sente così, cioè bene, sicuramente avessi dovuto creare una struttura, l'aver creata con le norme adatte, perché credo che così si debba fare, ma non avrei mai fatto una battaglia affinché persone potessero avere gli stessi diritti che ho io, per esempio. E invece, guardi, se devo pensare a che cosa mi sta dando questa esperienza amministrativa, che insomma, a battuta dico sempre, fare l'assessore al traffico a Firenze non è una delle cose più invidiabili che ci possa essere, anzi, di solito è un qualcosa, chi lo fa, poi certo. Qualcuno tocca. Ecco. La faglia più corta, diciamo. La, ecco, sì, chi prende la faglia più corta. Però se qualcosa mi sta lasciando, e mi sta lasciando comunque tanto, perché anche nel rapporto con i fiorentini saranno difficili, ma è sicuramente un grandissimo onore amministrare i fiorentini, credo che una delle cose più belle sia questo rapporto e questa sensibilità che è nata a me nei confronti delle persone meno fortunate. Ecco, in Toscana c'è questo osservatorio per le barriere architettoniche, è stato presentato alcuni mesi fa. Che rapporto c'è? Come collaborate, se collaborate? Ma non credo sia un fatto di collaborare, cioè è il discorso che facevo precedentemente. Io posso tenere più o meno in considerazione le osservazioni che mi vengono fatte dalla consulta, perché naturalmente da parte loro hanno un'esigenza di ottenere il più possibile. È chiaro, poi io come amministratore devo fare una mediazione, perché su Piazza del Duomo io ho avuto una posizione assieme al sindaco estremamente ferma, che però credo fosse nell'interesse di tutti, poi. Però noi avevamo un'idea e la consulta aveva un'altra idea. Poi devo dire che la consulta è stata estremamente, estremamente collaborativa. Sì, vi siete venuti incontro. Alla fine quindi. Ci siamo venuti incontro. Però quello che volevo dire è che quando si vedono quelle immagini e quando tanti di loro mi vengono assessorati e mi sottopongono i problemi, è quello la molla che mi fa scattare la voglia di collaborare. Non il fatto che ci sia un'istituzione, come può essere questa osservatorio o la consulta, cioè per me diventa naturale perché vedo i loro problemi. Quindi ho sempre avuto paura, per formazione mia culturale e politica, delle sovrastrutture che fanno sì che ci siano degli obblighi, quando poi l'obbligo invece è un obbligo morale, perché se te sei stato meno fortunato di me, certo, io devo crearti le condizioni perché perlomeno si sia tutto allo stesso livello. Ecco, vediamo per esempio, sempre parlando di problemi reali, vediamo quello che succede per esempio in un cinema del centro, l'Odeon. Pensiamo all'Odeon, questo che l'ha preso la regione, questo è della mediateca, l'ha preso in affitto la mediateca regionale, e ha pensato bene di farci passare di lato con uno scalino che non si può fare da soli. Datemi una mano. Sami, fammi salire. Poi arrivo qui e la porta non si apre perché va aperta da. Si apre per così dall'interno. Qui non c'è la maniglia per poter aprire la porta. L'entrata disabili non c'è. Non c'è, c'è l'entrata normale, l'entrata del cinema con cui noi aiutiamo a salire le persone e poi continuiamo qui facendole passare da qua e da qui sempre aiutate dal personale. Sì, nel 2010 si deve ancora essere aiutati dalle persone nel 2010. Cioè, vede? Questo non è uno scivolo che uno può fare da solo, vede? E questa è la drammaticità. C'è l'idea, che poi è un'idea culturale di noi italiani, cioè c'è qualcuno che ti aiuta, la tradizione nostra, no? Che si trova poi qualcuno che sicuramente ti aiuta. Magari in un paese estero è più difficile trovare uno che ti aiuti, ma non c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti perché il legislatore e la sensibilità hanno fatto sì che ci fosse. Però Cirincione, io chiedo a lei, ecco, dover sempre chiedere. No, è umiliante e ci sono casi
che si sono verificati sull'autobus dell'ATAF, dove il disabile motorio in autonomia, che fa parte del direttivo della Consulta, spesse volte utilizza, beh, si è trovato sopra l'autobus e nel momento poi di scendere ha dovuto chiedere aiuto non a una, ma a tre persone, lo prendessero con la carrozzina e lo portassero giù. È umiliante, prima cosa. Seconda cosa, per quanto riguarda la tranvia, la linea 1, ma io dico, si costruisce una linea, si fa un tracciato, si arriva a Santa Maria Novella e abbiamo, e qui non c'entra solo il comune, ma c'entra anche le ferrovie, la RFI, tanto per essere chiari, dove per entrare in galleria il disabile motorio in carrozzina deve pigiare un pulsante, e noi abbiamo sperimentato in occasione di un sopralluogo della linea 1 che questo pulsante lo puoi pigiare, tenere pigiato per mezz'ora, non arriva nessuno a far montare, a far muovere il montascale. Queste cose devono finire. È vero poi, Assessore, che su questo, sulla bellissima giornata che ha fatto la Cassa di Risparmio, mi pare, sulla mobilità a Firenze, personalmente ho preso atto che l'assessore Mattei ha fatto il suo intervento in maniera dirompente, perché ha creato una situazione, l'ha fatta vedere e toccare con mano. Però noi chiediamo di più all'assessore Mattei e all'amministrazione, essere sempre più vicini ai disabili e possibilmente prima che partano i problemi, per poi non rincorrerli e trovarsi magari a fare i bracci di ferro. La Consulta da una parte, che poi la Consulta, ha detto bene lei, e ringrazio anzi con l'occasione Canale 10 che se ne parli di questo argomento, che più se ne parla e meglio, poi più la gente ne è convinta e si convince. È vero che bisogna non fare i bracci di ferro, la Consulta è la Consulta non di 3 associazioni, ma di 44 associazioni, l'universo dell'handicap, se mi permette, che deve consultarsi continuamente con l'amministratore pubblico, e l'amministratore pubblico deve consultarlo per non trovarsi poi a rincorrere i problemi. Parliamo di integrazione subito dopo la pubblicità.